Guardia di Finanza in azione tra Catania, Ciriale e Nicolosi, nel mirino B&B e case vacanza che hanno evaso redditi, tra cui la tassa di soggiorno. Appalti e tangenti ad Aci Catena, l'ex sindaco Maesano e l'ex consigliere Barbagallo ammettono il fatto e propongono un risarcimento del danno. Villa Belvedere ad Acireale avrà un'area giochi accessibile per bambini con disabilità, esulta il garante Palmira Fraschilla che aveva proposto il progetto. Bentrovati dalla redazione di Reporter. Questi titoli in primo piano. Tra gli altri parleremo anche del comune di Acireale in cerca di due figure professionali per l'avvio di due progetti del bilancio partecipativo proposti dai cittadini. Focus poi sui vaccini per i più piccoli. Sì o no? Parola ai dottori. Son sicuri, fateli, hanno detto, e non ascoltate ciò che leggete su internet. E sempre ad Acireale parleremo anche di un parcheggio da realizzare nelle vicinanze della scuola elementare Racite dell'Istituto Tecnico Commerciale su proposta ieri sera in consiglio del consigliere Sabrina Renna. Ma apriamo con la cronaca, perché la Guardia di Finanza di Catania in azione nel mirino B&B e case vacanza che avevano evaso redditi non dichiarandoli per quasi 200.000 euro, tra cui la tassa di soggiorno. Sentiamo. Hanno evaso redditi non dichiarandoli per quasi 200.000 euro, addirittura alcuni sono anche abusivi. Stiamo parlando di attività ricettive, B&B, affittacamere, case vacanza di Catania, Acireale e Nicolosi, finite nel mirino della Guardia di Finanza, che prosegue così nell'azione di tutela del settore turistico alberghiero della zona etnea. Nel corso dei controlli, infatti, ben 3 strutture sulle 10 attività commerciali risultate essere irregolari erano abusive e attraverso le attività di verifica sono stati ricostruiti i pernottamenti effettuati presso queste strutture, rilevando incassi non dichiarati al fisco per quasi 200.000 euro. Le indagini dei finanzieri hanno permesso di raccogliere inoltre una serie di dati reperiti sui siti internet di prenotazione online, che sono stati incrociati con i dati ufficiali degli operatori censiti dai comuni a seguito del rilascio delle previste autorizzazioni comunali. Le Fiamme Gialle hanno così deferito all'autorità giudiziaria 7 titolari di attività per avere omesso la comunicazione dei nominativi dei clienti alloggiati presso le proprie strutture, un sotterfugio questo spesso utilizzato per effettuare dichiarazioni mendaci circa il numero di posti letto autorizzati. Ammontano così a 17.000 le presenze rilevate presso le strutture ispezionate e segnalate ai comuni di Catania, Acireale e Nicolosi, ai fini del recupero dell'imposta di soggiorno nei confronti dei responsabili delle attività ricettive. Albergatori, gestori di bed and breakfast e proprietari di case vacanze, per restare ad Acireale, avrebbero evaso dal 2013 ad oggi circa 1 milione di euro, cifra indicata nel rapporto redatto dall'ufficio tributi del comune, che ha ricevuto precise direttive per rientrare del corposo una cifra questa considerevole per le casse comunali in sofferenza. Il comune, dal suo canto, come si ricorderà, si è dotato recentemente di StayTour, il nuovo software per la gestione telematica dell'imposta di soggiorno, un portale che permette di migliorare l'interazione tra gli operatori del settore ricettivo e appunto l'amministrazione. Parliamo ancora di cronaca, restiamo ad Acireale, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza il 31enne Davide Copercini del luogo per inosservanza delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Ieri sera l'uomo è stato sorpreso a Trecastagni mentre percorreva via Federico De Roberto. L'arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari. Ad Aci Catena invece i carabinieri hanno arrestato il 24enne Carmelo Scalia del posto in esecuzione di un ordine per l'espiazione di pena detentiva. Il 3 luglio scorso, infatti,
era stato arrestato a Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice ha disposto l'arresto e la detenzione ai domiciliari. Appalti e tangenti ad ACI Catena, l'ex sindaco Maesano e l'ex consigliere Barbagallo ammettono il fatto e propongono un risarcimento danni. Sentiamo. Lunedì prossimo l'ex sindaco Ascenzio Maesano e l'ex consigliere Orazio Barbagallo potrebbero tornare in libertà. Si è svolta ieri l'udienza del Tribunale del Riesame, ma la decisione se accogliere la richiesta degli arresti domiciliari o meno sarà resa nota appunto soltanto lunedì. Arrestati dalla DIA lunedì 10 ottobre insieme all'imprenditore Giovanni Cerami con l'accusa di corruzione, i due politici accusati di aver incassato somme di denaro durante l'udienza hanno fatto parziali ammissioni sul fatto contestato e anzi hanno proposto un risarcimento del danno nei confronti dello Stato. Maesano si è detto disponibile a risarcire 10.000 euro. L'ex sindaco, assistito dall'avvocato Giuseppe Marletta ed ora anche dal penalista acese Enzo Mellia, aspetta dunque il responso del Tribunale del Riesame, al pari dell'ex consigliere Orazio Barbagallo, assistito invece dagli avvocati Orazio Consolo e Giuseppe Di Mauro. Il Tribunale ha riunito i due ricorsi e dunque lunedì si pronuncerà sulla richiesta dei legali difensori che propendono per gli arresti domiciliari. Anche Barbagallo, per quanto si è appreso, oltre ad aver ammesso il fatto, ha proposto un risarcimento, mentre, come si ricorderà, l'imprenditore Cerami, coinvolto, è già stato scarcerato all'udienza di convalida. La città, dal suo canto, aspetta la nomina di un commissario straordinario con i poteri di sindaco, giunta e consiglio, così da traghettare il comune alle elezioni in programma la prossima primavera. Questa emittente, nella sua interezza, amministratori, giornalisti e operatori tecnici, porge le più sentite condoglianze al sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e alla sua famiglia per la scomparsa del padre Rosario. I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di ACI Platani e anche Officina Acireale rivolge le più sentite condoglianze al sindaco Barbagallo per la scomparsa del padre, esprimendo affettuosa vicinanza personale ed umana. Cambiamo argomento, il comune di Acireale è alla ricerca di figure professionali per l'avvio di due progetti del bilancio partecipativo, progetti proposti dai cittadini. Sentiamo. Iniziano a prendere corpo ad Acireale due progetti inerenti all'attuazione del bilancio partecipativo promosso dai cittadini. Per tale ragione il Comune sta raccogliendo manifestazioni di interesse da parte di figure professionali per le quali si richiede lo svolgimento per realizzare il tutto. Il primo progetto riguarda l'avviamento dello sportello antibullismo e antidisagio, finalizzato alla prevenzione, monitoraggio, contrasto del fenomeno del bullismo e delle relazioni violente fra gli adolescenti, nonché di altre forme di manifestazione di disagio. Per supportare il progetto è necessaria la presenza di un educatore e uno psicologo, per un totale di 68 ore di intervento ciascuno. Il progetto si propone l'istituzione di uno sportello di ascolto con sede in un istituto scolastico. Le attività saranno coordinate dal Servizio Comunale Diritto allo Studio. Il secondo progetto riguarda invece quello per la disabilità e sport, divertirsi imparando, finalizzato a proporre divertimento e gioco al di fuori dell'orario scolastico per imparare dallo sport e dalle relazioni sociali tra bambini e con le famiglie. In questo caso sono previsti due educatori e uno psicologo per un totale di 60 ore di intervento per ciascun operatore. Il progetto si propone l'acquisizione di competenze riguardo la percezione dello schema corporeo e lo sviluppo e il potenziamento dell'autostima mediante attività di gruppo per stimolare la socializzazione. Per le figure richieste sarà stilata una graduatoria con l'assegnazione di punteggi relativamente ad alcuni aspetti professionali. Le domande dovranno essere formulate al Comune entro il prossimo 7 novembre. Restiamo ancora ad Acireale perché la Villa Belvedere presto avrà un'area giochi accessibile per bambini con disabilità, un progetto che aveva presentato il garante Palmira Fraschilla. Sentiamo.
Abbattimento delle barriere architettoniche, ancora un passo avanti. Le richieste del garante dei diritti delle persone con disabilità, Palmina Fraschilla, di realizzare un'area giochi accessibile all'interno della Villa Belvedere, hanno trovato riscontro. L'assessore ai lavori pubblici Nando Ardita ha infatti autorizzato la realizzazione di un'area giochi per bambini, accessibile anche alle persone con disabilità, nello spazio a verde e nell'area con ghiaietto, antistante i locali dell'ex angolo di Paradiso. Lo scorso settembre, infatti, il garante, avendo appreso che era in corso la predisposizione di un progetto per il recupero del giardino Belvedere, ha chiesto che il progetto per il recupero venisse realizzato tenendo presente la necessità dell'abbattimento delle barriere architettoniche, rendendo l'area giochi accessibile, aumentando la superficie utile affinché si possano installare anche nel tempo nuovi giochi accessibili e fruibili da parte di tutti i bambini che utilizzano carrozzine e ipovedenti o con disabilità. Oggi quindi la buona nuova e il garante ringrazia l'amministrazione, il sindaco Roberto Barbagallo e l'assessore Nando Ardita. Un ringraziamento speciale va pure all'assessore Adele Danna per aver condiviso e supportato la realizzazione di questo progetto. Oggi alle 18.30 incontro pubblico sul tema l'impegno politico tra legalità e sviluppo ad Aci Catene in via 4 novembre, sala conferenze dell'ex Cinema Savoia. Introdurrà Nello Oliveri, portavoce della lista con Oliveri per Aci Catene, già sindaco di Aci Catena. Interverranno anche Enrico Trantino, l'avvocato presidente della Camera Penale di Catania, e l'onorevole Nello Musumeci, deputato all'ARS. Moderatore sarà Enzo D'Agata, già consigliere provinciale. Adesso ci fermiamo, linea alla pubblicità, tra poco per la seconda parte di Reporter. Da Ottica Grasso, back to school, back to style. Venite a scoprire la nuova promozione per chi va a scuola. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Aci Reale, concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena in via Matrice 34. Ottica Grasso, oltre 34 anni d'ottica. Il centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi Saime, via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Per info 095 60 48 83. Che metti ci serve? Un'auto usata? Che cosa mi vuoi? Un'auto seminuova o un'auto nuova? Convenienza e garanzia. Unicar! Oh, ecco qua una famigliola. Lei signore ha scelto il posto giusto per cambiare la macchina. Questo glielo dico io, Litterio. Me lo dice a me che io sono il proprietario? Ah, perché lei è signor Carcione? Signor Carcione sono, sì. Chiedo, scudao. Perdone. Unicar! Il piacere di guidare! Se stai cercando una location suggestiva per il tuo matrimonio, per festeggiare momenti importanti, compleanni, lauree, anniversari o per eventi, meeting, conferenze, Palazzo Romeo, vicino al gusto di chi ama il bello, accanto a chi vuole per i suoi ospiti solo il meglio. Palazzo Romeo, una storica dimora nel cuore di Aci Reale, moderna nelle finiture e nel concepimento di banqueting, con una elegante sala interna e con allestimenti esterni tra il verde, i fiori e le fontane. Cornice ideale di un giorno unico. Palazzo Romeo. Fissate un appuntamento per visitare la struttura al 339 73 810 36. Ad Aci Reale, in Piazza Madonna del Suffragio 15. Palazzo Romeo, la festa. Alla Euroform sta per iniziare un corso per la qualifica professionale di collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative. Le iscrizioni al corso di 680 ore si chiudono il 15 novembre. Ai partecipanti che raggiungeranno almeno il 70% di frequenza tra aula e stage in strutture alberghiere o di ristorazione verrà riconosciuta un'indennità giornaliera di 4 euro. Il collaboratore polivalente trova impiego in strutture ricettive o per la ristorazione. Possono parteciparvi persone in età lavorativa in cerca di prima occupazione
o disoccupati, residenti o domiciliati in Sicilia, con età compresa tra i 18 e i 65 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado. Per info e iscrizioni, Euroform, via Martinez 5 a Cireale, telefono 095 80 00 26 o euroformacireale.it. La proposta formativa è finanziata dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupazione in Sicilia. Salve amici, vi presento Enrico Terrana e Arte in Legno. Venite con me e ne vedrete delle belle. Tetti, mansarde, gazebi, tettoie, soppalchi e controsoffitti in legno. Ci occupiamo anche del montaggio di finestre per tetti. E da oggi, possibilità di strutture pretagliate a controllo taglio numerico. Tanta professionalità e massima affidabilità per opere che durano nel tempo. Arte in legno e il preventivo senza impegno. Presso il Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta. Teatro Stabile di Acireale, una nuova stagione di prosa e musica. Tanti straordinari artisti per emozioni indimenticabili. Sister Act con Delia Martin, Carlo Buccirosso, Ugo Pagliai, Enrico Guarneri, Pippo Pattavina, Gabriel Garco, Giovanna Criscuolo, Pino Stradioli, Rosalia Porcaro, Edoardo Guarnera. Abbonati anche tu alle emozioni. Di nuovo in studio per la seconda parte di Reporter, che apriamo parlando di un tema sempre caldo, sempre attuale per i genitori. Vaccini sì o no? Parola al responsabile del reparto di igiene pubblica dell'ospedale di Acireale, Rosaria Falcone. Sentiamo. Vaccino pro o contro? E questo è il dilemma che vive ogni genitore. Da quelli obbligatori a quelli facoltativi fanno sempre discutere. La questione vaccino sì o no continua a essere al centro di un acceso e infinito dibattito tra favorevoli e contrari. Più nello specifico, lo schieramento anti-vaccino, diffuso un po' ovunque, teme gli effetti collaterali. In Italia, secondo una recente indagine sulla salute dell'infanzia e dell'adolescenza, 4 genitori su 10 hanno questa paura. Ne abbiamo parlato con la responsabile del reparto di igiene pubblica di Acireale. C'è stata una cattiva pubblicità che è stata fatta per quanto riguarda, senza nessun fondamento scientifico, e questo ha portato ad una crescere la paura che già i genitori hanno naturalmente quando si approcciano per la prima volta alla vaccinazione dei propri figli. E non c'è assolutamente nessun nesso tra i rischi di malattie che possono venire o complicanze che possono venire in seguito alle vaccinazioni per morbillo, rosolia, parotite. E assodato questo, io mi rendo conto che i genitori incominciano adesso a venire più facilmente nei nostri ambulatori. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con la decisione di rifiutare le vaccinazioni, il genitore si assume un'importante responsabilità che potrebbe mettere a rischio la salute o addirittura la vita del proprio figlio. Ecco infatti il consiglio della dottoressa. Il mio messaggio che vorrei dare oggi a tutti, genitori, state tranquilli, i nostri vaccini sono sicuri, e se avete dei dubbi prima di fare la vaccinazione, rivolgetevi a noi medici. Noi sappiamo consigliarvi, ma evitate di leggere giornali che non hanno nessun fondamento scientifico, evitate di andare a consultare internet perché vi possono dare notizie infondate. Restiamo ad Acireale ma cambiamo argomento. Un parcheggio nelle vicinanze della scuola elementare Racite dell'Istituto Commerciale. Questa è la proposta ieri sera in consiglio comunale della consigliera Sabrina Renna. Sentiamo. Che la questione parcheggio da Acireale sia annosa e problematica è da sempre fuori di dubbio, ed è proprio in questa direzione che si è mossa ieri sera durante la seduta di consiglio comunale dedicata alle interrogazioni e interpellanze dei consiglieri con risposta immediata da parte dell'amministrazione comunale il consigliere Sabrina Renna. Nella sua interrogazione, indirizzata all'assessore ai lavori pubblici Nando Ardita, infatti, la Renna ha proposto la realizzazione di un parcheggio nelle vicinanze della scuola elementare Giuseppe Raciti e dell'Istituto Tecnico Commerciale Maiorana. Un parcheggio che rappresenterebbe un motivo di riqualificazione e di eccellente servizio per l'intera area, per gli studenti, le famiglie e per i cittadini che la vivono quotidianamente. Tra i due istituti poc'anzi citati insiste una fascia di terreno che potrebbe
dovrebbe pertanto essere destinata a tale scopo mediante la predisposizione di specifici interventi amministrativi che si rendono necessari per donare l'opera alla città. Interventi che la politica deve indicare come obiettivo, ma che gli uffici hanno il compito di trasformare in atti concreti. È chiaro che la decadenza dei vincoli urbanistici ai fini di un eventuale esproprio impone un impegno maggiore, bensì sono sicura che se la volontà politica è persistente si possono utilizzare gli innumerevoli modelli di intervento che l'ordinamento mette a disposizione. Pronta la risposta in aula dell'assessore ai lavori pubblici Nando Ardita, che ha accolto favorevolmente la proposta del consigliere Renna e che ha già annunciato l'intenzione dell'amministrazione di inserire l'opera, per la quale occorre prima uno studio di fattibilità, nel piano triennale delle opere pubbliche che verrà presentato nei tempi previsti dalla legge. Gli uffici sono già al lavoro, ha specificato Ardita, e le entrate per il parcheggio potrebbero essere due, distinte e separate, una da via Galvani e l'altra da via Antonino Pacinotti. Ovviamente al piano triennale abbiamo intenzione di portarlo in aula nel più breve tempo possibile. Se eventualmente non riusciamo, si può comunque in aula stesso, se dato ci sono le condizioni, di presentare un emendamento e con una progettazione, penso uno studio di fattibilità, si può pensare anche di farlo in questo periodo di predisporre un progetto, di inserirlo nel piano triennale. Sempre nella seduta consigliare di ieri sera, intanto, la consigliera Mariella Bonanno ha interrogato l'assessore Francesco Fichera in merito all'intenzione dell'amministrazione di effettuare un censimento di tutte le discariche di amianto presenti sul territorio, evidenziando come le stesse, trovandosi anche in località molto frequentate dai cittadini, mettono a repentaglio la salute pubblica. L'assessore è stato così invitato a predisporre in via d'urgenza gli interventi di bonifica di questi siti, essendo quello alla tutela del diritto alla salute dei cittadini il primo tra i doveri di ogni amministratore. Di fronte alle rassicurazioni fornite in aula dall'assessore all'ambiente, la consigliera Bonanno ha espresso soddisfazione, trattandosi di una scelta, ha detto, di fondamentale rilievo, da cui si evince la volontà di attivarsi per la prevenzione delle malattie. E a proposito di consiglio comunale, è stato convocato per domani in via straordinaria il consiglio comunale a Santa Venerina per le 18 nella sala consigliare Maria Grazia Cutuli. Il civico consesso cittadino parlerà del 14° anniversario del sisma del 29 ottobre del 2002. Cambiamo argomento. Ho presentato questa mattina ad Acireale il progetto Percorsi condivisi di legalità promosso dalla diocesi e da 4 istituti acesi, un progetto volto alla comprensione del senso di giustizia. Sentiamo. Percorsi condivisi di legalità giunge alla 16ª edizione, un progetto promosso dalla diocesi, coordinato dall'ufficio di pastorale sociale, diretto da Don Marcello Pulvirenti, con la collaborazione delle associazioni Libera e Libera Cittadinanza. Il progetto è stato presentato stamattina all'Istituto Galileo Ferraris con l'intento di realizzare una comune comprensione del senso di giustizia, evidenziando dimensioni essenziali quali la famiglia, il territorio ed il rapporto con gli altri. All'interno dei percorsi abbiamo trovato quest'anno l'esigenza di riprendere un po' i fondamentali del sentimento di giustizia e quindi stiamo proponendo agli studenti una riflessione proprio su come ci si accosta a quella che è l'esperienza della propria persona riguardo ad ambiti e realtà dove la dimensione relazionale certamente cerca un elemento di riferimento, qual è quello del sentimento di giustizia. Come si forma il sentimento di giustizia? Qual è il riferimento che dobbiamo avere per poter poi elaborare in noi un sentimento di giustizia? E quindi faremo un percorso proprio che ci porterà intanto con la conferenza di questa sera ad avere come formatori, docenti, educatori un quadro di riferimento su cui confrontarci per poi riproporlo ai ragazzi e condividendo con loro un percorso che li porterà a coniugare questo sentimento di giustizia con l'essere persona, con la dimensione familiare,
con la relazione nel territorio, con gli aspetti del territorio dove questo sentimento di giustizia va certamente declinato, e all'interno della dimensione relazionale, in che modo il sentimento di giustizia nella relazione quotidiana ordinaria va tenuto in conto e come orientare tutto in base a questo sentimento. Un percorso volto a coinvolgere soprattutto gli studenti, basato su argomenti di notevole importanza e stretta attualità, dalla mafia al bullismo, dalla visione del futuro alle sostanze stupefacenti. La scuola evidentemente è una delle sue missioni fondamentali, quella di formare l'uomo, il cittadino, oltre che naturalmente fornire le competenze necessarie per il proseguimento degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro. Dal punto di vista formativo noi abbiamo lavorato e collaborato sempre in queste iniziative. Il progetto Legalità l'abbiamo sempre sposato e appoggiato. Quest'anno, come ripetutamente anche in diversi altri anni precedenti, siamo il Ferraris scuola capofila di questa rete di quattro scuole, il Majorana, il Guglia Pennisi e il Regina Elena, e sono molto contenta di dare il mio appoggio dal punto di vista amministrativo, gestionale, perché siamo convinti che nella rete di scuole, nel confronto delle esperienze dei nostri giovani, sta la strada più corretta per affrontare temi quali quelli della legalità, che non necessitano di autoreferenzialità, di chiudersi nel proprio istituto per la riflessione, ma necessitano soprattutto del confronto, dell'apertura con gli altri e con la città, che infatti ci accoglie nella nostra festa finale. Anche altri gli istituti che hanno dato la loro disponibilità, il Liceo delle Scienze Umane Regina Elena, il Liceo Classico Guglia e Pennisi e l'Istituto Economico e Professionale Majorana Meucci. Già a partire da questo pomeriggio si dà il via al progetto con un incontro previsto per le 16 nella biblioteca del Ferraris rivolto agli insegnanti, genitori ed educatori. E sono diversi gli appuntamenti per oggi e domani da un punto di vista culturale e artistico. Oggi la cooperativa Gruppo Libero Movimento Artistico presenta alle 18 al Palazzo del Turismo di Acireale il libro di poesie dal titolo Le urla degli invisibili del dottor Antonino Filippello. Sempre oggi poi alle 18 nei locali della biblioteca Zelantea ad Acireale verrà presentato l'ultimo romanzo del giornalista Nino Milazzo dal titolo I prigionieri di Sirte, una storia al tempo del califfato. Parleranno anche Giuseppe Savoca, professore emerito di letteratura italiana moderna e contemporanea dell'Università di Catania, e Concetta Laudani, docente di storia delle dottrine politiche dello stesso Ateneo. Stasera poi alle 20 al Teatro Bellini di Acireale in programma la performance teatrale artistica dal titolo Cesso di amarti, l'amore al tempo dei social. In scena gli attori Gabriele Vitale, Bruno Gatto, Ilenia Giuffrida e Clara Cirignotta, ingresso gratuito. Infine, domani mattina si terrà la conferenza stampa di presentazione del libro Opere di un viaggio, gli affreschi di Giuseppe Spina Capritti nella chiesa di Santa Maria degli Ammalati ad Acireale. Prevista per le 11 la conferenza stampa di presentazione nella stessa chiesa parrocchiale di Santa Maria Ammalati, parteciperanno le autrici Letizia Franzone, teologa, e Giusy Spina, laureata in conservazione dei beni culturali, oltre che il parroco Don Marcello Pulvirenti e Giuseppe Vecchio, il direttore della testata cattolica La Voce dello Ionio dal 58 al servizio della diocesi acese. Siamo in chiusura, è tempo di andare a scoprire le previsioni meteo per domani. Prevista pioggia forte al mattino, più debole nel pomeriggio, venti molto forti, temperature in ulteriore calo, comprese tra 18 e 19 gradi, mare molto forte. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, vi ricordo che è possibile farlo anche alla nostra pagina Facebook ufficiale Etnespresso Channel TG Reporter per rivedere in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo tutte le edizioni in archivio del nostro TG che torna domani puntuale alle 13:40. Arrivederci.